figlio, no. Cora Hagler! Vieni, tuo padre ti aspetta! Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Sì, sono qui, credo. Cosa è successo? Hai iniziato a... Sì, hai detto qualcosa sui fiori e il polline e poi non ho più sentito nulla. Credevo che la strega ti avesse ucciso. Credo di aver avuto delle allucinazioni. Oddio, lo spero. Allucinazioni? C'è un fiore nella valle che può far venire le allucinazioni, ma... Gli effetti sono troppo deboli. Hai idea di che posto sia questo? Vedo condotti e tubature. Sembrano sovietici. Deve essere l'avamposto costruito dai sovietici per studiare le rovine. Mia nonna era una studiosa e la portarono qui per aiutarle con le loro ricerche. Quella fu l'ultima volta che nonna la vide. E fu un solo superstite, un ufficiale che venne ritrovato alcune settimane dopo. Disse che la strega gli aveva costretto a fare cose contro la loro volontà. Mamma mia, ragazzi, che roba. Da un mondo all'altro si passa di qua. Wow. Non ho mai stretto mia figlia tra le braccia. Madonna, ragazzi. Ho accettato quella missione e ho dovuto farla. Ma sono in tanti e io sono. Si possono anche non fare. Mi hanno trascinata via, dividendo i nostri tre cuori. Mi hanno portato in una valle nascosta, dove ci sono delle rovine antiche. Mi dicono che se collaboro potrò rivedere la mia figlia. Non mi fiderò mai di questi nostri, ma non ho un piano migliore. Ci sono degli strani fiori. L'esposizione al polline ha effetti strani sui miei carcerieri e per questo non andranno oltre il nostro piccolo avamposto. Mi hanno portata qui nella speranza che la mia esperienza in campo botanico possa essere utile per trovare un antidoto. Alla fine lo Stato ha trovato il modo di usarmi. Annuisco e sorrido, recito la parte. Ma non mi distruggeranno di nuovo. Per mia figlia, per Ivan, io vivrò. Qualcuno è stato qui, di recente. Hanno costruito sopra le rovine. Cosa vedi? Una distilleria improvvisata. C'è lo stesso odore di fiori. Merda. Ma certo, raffina il polline per usarlo come arma. Non c'entra niente la magia, Nadia. È solo una persona molto intelligente. Ma aspetta. Se fosse una persona come noi, il polline non avrebbe effetto anche su di lei. Se ha un modo per contrastarlo, possiamo farlo anche noi. Vi rendete conto? Ma vi rendete conto cosa ho dovuto fare?
Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, finalmente. Sono passate settimane. Da comunque ne ho fatte di cose, fino adesso. Strappandomi a Ivan e a mia figlia, portandomi in questa strana valle. Vogliono che trovi il modo di contrastare gli insoliti effetti del polline che è presente nel mondo. Della fenotiazina. L'ultimo ingrediente è il whisky. Tengono grosse quantità nel gulag, dove lo usano come insetticida. È possibile che agisca come un rudimentale antipsicotico, data la sua somiglianza chimica con altri composti che ho studiato, ma potrebbe anche essere velenoso. Proverò il miscuglio su me stessa questa sera. Capito? Arrivo, scusate che devo guardare una cosa. Ah, non avevo letto il messaggio. Comunque secondo me succede ancora qualcosa qui. Ok, possiamo andarci. Possiamo andare, andiamo, andiamo. No. Nadia, nipote mia. A quest'ora l'avrai già scoperto. Sto andando nella valle per uccidere la strega, Baba Yaga. Vado a vendicare tua nonna. Ci sono dei nuovi arrivati nella vostra valle. Uomini armati giunti a bordo di elicotteri. Non so cosa vogliono, ma so che se devo andare, questa è la mia ultima occasione. Meriti di sapere la verità, di conoscere le mie ragioni. Tuo nonno non è un uomo saggio. Ho lavorato sodo per diventare una brava persona, per amore di tuo nonno. Ma non è sempre stato così. Venivo dall'Occidente, dove è anche un piccolo villaggio a migliaia di abitanti. Quando sono entrato nel partito ero un giovane, pigro, sognavo una vita facile, una comoda scrivania nella grande città. Invece mi hanno mandato qui, alla fine del mondo, a guardare uomini e donne lavorare, patire la fame e morire. A prendere parte alla loro punizione. Sapevo che ero sbagliato, ma non sapevo come ribellarmi. Dai, facciamone ancora, ragazzi, un attimino. Scusate se interrompo ogni tanto, ma tanto qui c'è poco da parlare perché è un gioco che bisogna fare e basta. Bisogna tornare indietro adesso e bisogna, e siamo di nuovo nella nostra base sovietica. Questo kit di sopravvivenza. Ok, tanto c'è solo da saltare qua, non c'è più niente da fare. Molto bene, via, fuori di qua, andiamocene fuori di qua. Ragazzi, io direi che oggi come video di Tomb Raider ne abbiamo fatti parecchio, quindi direi che a questo punto possiamo, mettiamola solo al sicuro. Questo ce lo siamo acquistato nell'emporio e possiamo andarcene via. Qui vi ricorderete che delirio qua dentro. E niente, qua dobbiamo tornare indietro. Adesso possiamo andarci a cercare tutto
borsa d'esplorazione, grotta, un antidoto da preparare. Guardate cosa c'è ancora da fare in questa missione qui, è qualcosa di incredibile. Va bene ragazzi, io poi riprenderemo più o meno da qua e adesso vi saluto. Ciao a tutti.